Torre Canavese, prima tappa dell'XCP Monte Cap, andiamo a scoprire il giro. Eccoci qua, qua avverrà la partenza e ora ci sarà un tratto in asfalto che porta all'inizio del sentiero. Oggi siamo con Fede Ottino e Giorgio Francisco che è a prendere l'acqua, quindi ora andiamo a recuperarlo e via. Ma te lo fai uscire il video? Ah, adesso vedo, magari venerdì. Ma ci metti tanto a montarlo, sì, però. Questo no, perché è facile, nel senso che filmo e basta. Ah, quindi basta. Però gli altri sì, ci mette un po'. C'è una settimanella, immagino che ci sia un bel lavoro dietro. Eh sì. Eccolo qua. Eh sì. Vedi, è già in ritardo, è già in ritardo. E doveva solo riempire l'acqua. Vabbè, prima salita di giornata che in gara si fa a tuono. Buonasera. Eccolo qua, è tornato. Mi chiamo Angelo Sbeck. Mangio sempre lì, sei da fuori. Quasi una pecora. Esatto, qua è già tutta. Ma quindi c'è solo un giro? Sì. Commentato? Sì. Okay. Ho fatto vedere il pavè. Esco di torre. Sì. La partenza è tutto. Poi qui si svolta a sinistra e si entra nel sentiero, che subito è una strada larga e dopo si restringerà. Io caldo. Allora, quest'anno grandi novità, percorso finalmente ridotto, rinnovato, è vero, non l'ho ancora detto. Per noi maratoneti va bene, vero? Sì, beh, anche perché prima era 2 ore di gara. Dovevano chiamarla Gran Fondo. Invece quest'anno cross country puro, perché hanno tolto un pezzo che poi vedrete, che secondo me è molto molto interessante, molto bello. La gara sarà un po' più corta, però anche più stretta, secondo me non si supera tanto. Beh, non si supera magari un filo meno, però comunque ad esempio qua con la salita principale che alla fine rimane una, proprio quella un po' più importante, lì è bella larga e si potrà superare. Quasi 3 ore. Il Giorgi dovete ringraziarlo perché sta allungando di 20 minuti per essere nel video. Esatto. Quindi andate a seguirlo. Anche perché ho un appuntamento al parrucchiere. Vabbè, deve tagliarsi i capelli. È così. Ma qua la salita ghiaiosa, tendenza sarà 4%, potrei guardare in effetti. Vabbè, facciamo finta che non guardo, andiamo avanti. Allora, diciamo che qua già questa curva fa un po' male. Ecco, adesso a sinistra curva a sinistra, e sì, la pendenza aumenterà abbastanza. Eccola qua. Ah, pure i chilometri. Meno 3 chilometri. Hanno aumentato il budget. Quest'anno siamo ancora un po' stanchi. Quest'anno tanta roba. Il Fede va in fuga. Questi vatti non gli bastano. Ma c'è la paura. Sì. Qui è proprio lucido, tirato bene. Capito. Solo si dice di 10 secondi. Ah, non si va. Qui non si va. Chiuso, no? Perché arriviamo lì e giriamo su. Niente. Let's go. Prima discesa. Si va. Vede, ci lascia già adesso. Si può evitare di fare quel salto. Però vabbè, divertente.
scorso. Vediamo qua, guarda. Devo già l'anno scorso, andiamo là. Ora qua il primo strappo, bello dritto. Quindi peccato avere i pantaloni lunghi, sennò qua si è un polpaccio. Quindi hanno fatto tutto bene. Sì. Però qua guarda, c'è già la linea. Sì, qui si va su. L'hanno chiusa. No, questa? No. Ah sì. Poi ragazzi, guardate come è pulito. Cioè, veramente una figata. Si fa il salto? Sì. Qui a destra. Qua ci sono tre linee aperte ancora. No, sì. Salita bella dritta. Io faccio una linea, matte. Con tre linee. Adesso vediamo le linee che sceglieranno i bro. È chiusa? No, no. Ah, che roba. Come si spinge. Guarda solo. E si va. Qua saltino. Possibilità di fare la chicken anche a destra. E sbocchia, cioè no, aspetta, e arriviamo nella parte forse più dura, ovvero la salita più lunga, quella principale, che è questa. Da qua diciamo che ci sono 10 minuti, 10 minuti, no, 7 minuti a pista. Sì, da qua in poi bisogna aprire il gas e menare. Sì, esatto, qua si può sorpassare, recuperare tutto ciò che si vuole. Comunque quanti giri? 5, 4? In teoria 5 giri si fanno gli open, gli altri boh, però sarà da confermare, credo. Ma alla fine poi le categorie di open anche sono uguali. Sì. Inizia a avere caldo. Ma con questo spiegare, no? Sì. Ma è la weekend di Verona. Sì. Questo si sente, si arriva in cima che non mette di parlare. Esatto. Non poi qui gli open van dritti, mentre gli esordienti allievi girano a sinistra, beati loro. No, cazzo. Beh, no, puoi dire beati loro. Diciamo, wow. Fanno solo bene. Perché adesso. Perché adesso tra un po' ci sarà un bello strappo, però anche una discesa bella. Quindi buono così. Qua dovete fare un sorpasso da quanto fuori. Se metto lì davanti di più degli altri. Se ne hai? Quello è il problema. Arrivi qua, ti alzi in piedi e te ne vai fino su, gli dai 20 minuti agli altri. Dai 20 minuti e ti ritrovi a luglio a fare il Tour de France. Sarà il nostro caso? Non credo. Non credo proprio. Non credo proprio. Ma va bene così. Va bene lo stesso. Siamo iniziati qui, quanti un bel programma. Comunque, tra l'altro, come vedete, siamo in tre sulla stessa strada, quindi bella larga, si possono fare doppi sorpassi addirittura. E qua si restringe a sinistra e si va. Questa è dura. Questa è dura, dura. Dura ma bella. Ma bella, quello che trovi di bello. A me cadono queste cose. Guardate che roba. Si può addirittura chiudere la forcella.
e via. Sui pedali, hop hop hop. Opla. Qui ci piantiamo tutti. Sì, hai la gamba. C'è la gamba calda. Noi abbiamo mangiato un McDonald's. Vabbè, allora. Ho preso un'offerta. Happy Meal e gelato. No. Follia l'Happy Meal. Qua, discesa. Doppia linea, scegliete voi quella che preferite. Qui discesa e andiamo nella seconda parte del giro. Ora faccio un piccolo salto, eccolo qua. Curvetta tattica e si risale. Ah. Discesa bella comunque, divertente. Molto flow. Molto flow, esatto. Con qualche pezzo tecnico. Qua comunque è una gara con delle belle rampe. Sì. Diciamo bella esplosiva. Per distinguere modalità proprio leggerezza. Sì. E poi qua è di nuovo dura. Sì, esatto, era. Si gira a destra, un'altra rampa. Ma tu hai ancora qualche concorrente youtuber dei percorsi di mountain bike del primo Montecato? Sì. E lo salutiamo, Ross Greco, ciao. Devi succedere qualcosa. Non c'è mai di malo qui. Comunque gli dico, non è che ci supera molto, eh. No, qua non riesco a superare. Qua, qui no, qua. Qua io stavo proprio piantato in mezzo. Qui destra. No, perché lì ci possono gli allievi che esordienti. Esatto. No, sbagliato. Non lo so. Boh, quando sei a pecora che non ce la fai più, c'è la via del Signore che ti e ora arriviamo nella parte nuova. Non si sale più alla chiesa, ma si gira prima. Eccoci qua. Si gira a sinistra. Attenzione, quasi saliva. E via. Ora piccola tetraia pure. Nuova, quindi venite a provarla. Sinistra e qui si riprende la parte di scorsi anni. Questo è un bel taglio, eh. Sì, è un bel taglio, sì. Quello che non mi sentivo mai, perché le gare di mountain bike sono sempre vicino ai cimiteri. Perché sanno che c'è acqua orca, c'è sulla per YouTube. Bip. Ora, altra discesa, molto carina. Oh,
taglio, abbiamo proposto un taglio a pene. Prima ho ringraziato ma ho rifiutato anche allo stesso tempo. Devo vedere. Che cosa fa? Una volta tagliamo anche qua. Follia. Non fate questa linea. Fate questa. E via. Molto molto bella. E qua che c'è l'area tecnica, vero? Sì. Non c'è nessuno qua. Come una vercia. L'area tecnica è tipo... dove ci sono i calcini per il cazzo. Ah, già, là. Ora butta qui il tuo gel e poi discesa del cinghiale, molto bella anche questa. Altro strappetto. Ma è proprio figo quest'anno. Sì, è vero. Bello. Ah, te l'ho detto. La cosa che hanno ridotto mi piace proprio tanto. Sì. Era discesina. Vedete gasato oggi, eh? Lo vediamo. Veramente gasato. Strappetto. Andato per la ciclononna in questo momento, che in realtà 420 watt proprio ciclononno, no, ciclononno ciclopatrizio. Questo io non so se devo andare. Ora a sinistra, dove c'è Fede, a sinistra. In realtà non è così veloce. Però... lì è da capire. Su, su, su. Boh, già fa il taglio. Ovviamente sarà chiusa poi. Quasi caduta per l'ora. Sarebbe stato divertente. Ora siamo già verso la fine. Non so quanti minuti siamo, ma anzi lo so. Tipo 15. Come fai ad arrivare? Non la prima, la seconda. Cioè, non c'è qua adesso quella volta. Qui si gira a sinistra e si va all'arrivo. Bello anche questo. Sì, ma c'era già. Sì, sì, sì. C'era la parte finale. Aia. Sì, in teoria sì. Anche perché, ragazzi, non so se lo sapete, ma c'è stato un momento in cui avevamo paura di non poter correre perché la Federazione Ciclistica Italiana ha messo una regola in cui dovevano per forza pagare i primi classificati e nella regione Piemonte non c'erano i soldi, ma ora in teoria sono riusciti a far fare una deroga per poter correre. Quindi non pagano. Buono così. No, in teoria non credo paghino. Okay.
si è sbagliato. Esatto, no. Non si sa. Passiamo all'arrivo, il giro è molto bello a parer mio, è migliorato rispetto allo scorso anno perché hanno tolto quella parte dell'ultima salita che secondo me era un po' troppo lunga e sembrava quasi più forse una marathon o comunque un percorso old school piuttosto che un cross country più moderno. Quindi giro approvato, molto bravi tutti quelli che l'hanno organizzato e l'hanno tracciato. Il video può finire qua. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video.